a tutti. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi abbiamo mostrato come abbiamo creato un tutore per le piante. Proprio così, aggiungerei un tutore totalmente naturale. Sì. Ma che cosa abbiamo utilizzato per realizzarlo? Allora, abbiamo utilizzato dello sfagno. Praticamente lo sfagno appartiene alla famiglia dei muschi. E questo prodotto dove si può acquistare? Io faccio questa domanda perché noi abbiamo conosciuto questo muschio da circa un annetto e mezzo. Sì. Non lo conoscevamo, l'abbiamo utilizzato per tantissime cose e penso che questa sia un'informazione piuttosto utile. E lo vedrete anche in altri video poi. Allora, noi l'abbiamo comprato su internet, magari poi mettiamo il link in descrizione e comunque si può trovare anche nei vivai. Basta ordinarlo. Io sinceramente nel vivai non l'ho mai visto, però di sicuro ci sarà. Sì, magari come si ordina il muschio. Credo sono di sì. Prodotti che sì. E importante, mi raccomando, è meglio spendere qualcosina in più ma guardare la qualità del prodotto, perché se si prende uno sfagno di bassa qualità potrebbe non essere puro, potrebbe essere compromesso da funghi o altre cose che poi vanno ovviamente a compromettere la pianta. Questo che abbiamo comprato è sfagno cileno. Proprio così. È lo stesso discorso che vi fa sempre Luca per il terriccio. Meglio spendere qualcosina in più ma avere un terriccio buono piuttosto che diciamo risparmiare e poi avere comunque delle conseguenze sulle piante. Comunque, andando avanti, se vogliamo, i passaggi che noi abbiamo eseguito per realizzarlo possono essere due. Volendo, ci si poteva fermare al primo o è necessario fare tutto come abbiamo fatto noi? Sì, si può fermare benissimo al primo passaggio. L'unica pecca magari che tra virgolette è meno bella esteticamente. Sì, noi con primo passaggio intendiamo la rete. Come avete visto abbiamo diciamo bloccato tra virgolette un primo strato di sfagno al palo grazie a una rete e delle fascette. Volendo ci si può fermare a quello. Sì. Però esteticamente la sua funzione la fa comunque. Sì, è esatto. Forse leggermente meno, ma la fa. Esatto, sì, diciamo che poi questi pali vengono coperti dalle piante, però non vengono mai coperti al 100%. No. Poi dipende sempre dalla pianta che mettete, comunque. E comunque bisogna aspettare anche il tempo di crescita della pianta, che di solito ci mette comunque un po'. Esatto, è notevole. E eseguire il secondo passaggio, ovvero ricoprirlo così tutto quanto di sfagno, è un passaggio difficile che consigli a tutti oppure no? Allora, il primo passaggio è molto semplice, proprio semplicissimo. Questo è un pochettino più complicato, soprattutto se lo fate armatevi di pazienza e anche un pochino di tempo, perché non ci mettete 10 minuti. No, non è un lavoro di 10 minuti, ci vuole un po' di tempo e il mio consiglio è se potete fatevi aiutare da qualcuno. Importante. Perché da soli è molto complicato da soli. Esatto, e armatevi di pazienza, tempo e filo non lesinate di filo da pesca, mi raccomando, perché più giri fate meglio è, perché dovete reggere proprio lo sfagno, perché non è un blocco unico, sono tanti pezzettini che andate a mettere, quindi se mettete poco filo da pesca rischiate che poi cada. Esatto, noi abbiamo fatto tantissimi giri, nel video ne avrete visti un numero inferiore rispetto a quelli che abbiamo fatto per non annoiarvi, però siamo saliti, poi siamo riscesi, poi siamo risaliti, poi siamo riscesi, anche per aggiungere e tappare gli eventuali buchetti, perché è normale, si fanno più giri, si fa prima una passata, poi piano piano si chiude, poi vedi i buchi, ne chiudi ancora, poi magari ne vedi altri e li richiudi ancora. E noi abbiamo fatto, prima di iniziare a disporre tutto quanto lo sfagno, abbiamo messo lo sfagno a bagno. Sì. Un passaggio opzionale o obbligatorio? No, è obbligatorio direi, perché comunque lo sfagno appena lo aprite dal sacchetto proprio si sfalda, diciamo, è disidratato, così invece si idrata bene e resta un po' più compatto ed è più facile da montare. Esatto. E come mai abbiamo deciso di realizzare questo palo? Non bastano quelli che si trovano in commercio, quelli a base di fibra di cocco, è il primo che mi viene in mente. Sì. Poi magari ce n'è qualche altro tipo, ma ora vabbè, i più famosi di solito sono quelli in fibra di cocco. Allora, vanno benissimo, non dico che noi abbiamo sempre utilizzato quelli. L'abbiamo sempre utilizzati e comunque la pianta vive, sopravvive. E questo però è tutt'altra cosa, perché i pali in fibra di cocco potete anche immergerli nell'acqua, ma dopo poco si asciugano subito, mentre questo se lo immergete nell'acqua resta bagnato per ore, anche giorni. Mantiene l'umidità. Mantiene proprio la caratteristica principale dello sfagno è quella di mantenere l'umidità. Esatto, quindi, la rilascia poco a poco. Quindi per le piante tropicali è proprio un toccasano, la pianta proprio
secondo me riesce proprio a crescere molto più rigorosa così. Esatto. E volevo dire, volevo aggiungere una cosa, come, come si bagna poi nel corso del tempo questo palo una volta che è fissato? Allora, ci sono diverse tecniche. La più semplice forse è quella di spruzzare, così oltre che spruzzare il palo spruzzate anche la pianta, oppure potete andare con un piccolo innaffiatoio, in questo punto piano piano fate colare dell'acqua. Io opterei però per la prima opzione, perché comunque se bagnate con un innaffiatoio rischiate anche di far cadere l'acqua nel vaso, e se magari il vaso è già tanto umido rischiate poi di eccedere troppo con l'acqua, invece spruzzando non correte questo rischio. Volevo aggiungere ancora una cosa che prima mi sono dimenticata di dire. Luca ha detto che questo palo, questo sostegno è molto più funzionale per le piante, ma io aggiungerei che è anche molto più bello da vedere. In confronto a quello di fibra di cocco è più bello. Non c'è paragone, e fa proprio un bellissimo, bellissimo effetto, e in casa, in appartamento sta davvero molto molto bene. E aggiungerei anche un'altra cosa. Allora, noi abbiamo creato questo in base a un palo che avevamo di fibra di cocco. Sì, un palo che si era danneggiato, quindi abbiamo salvato la parte interna di plastica per fare questo progetto. Volendo potete usare anche per, non volete magari sprecare, avete una pianta piccola, anche ci sono quei pali più piccoli, oppure esistono, potete anche comprare quei tubi in PVC magari che si usano nell'edilizia, diciamo, che sono comunque, hanno un diametro anche importante. Potete usare questo, io ho visto molto bene, ci sta il potos lì, perché ha bisogno magari di poco terreno, di tanto spazio dove arrampicarsi, e non è male. Vero, e comunque con lo spagno, si possono realizzare anche altri progetti. Sì, che poi vi faremo vedere. Qualcosina abbiamo in mente. E per concludere questo video direi, noi l'abbiamo messo adesso così in un vaso vuoto, hai in mente qualcosa, Lu? Sì, ho in mente qualcosa, però vi lascio un po' col mistero e lo vedrete nel prossimo video. Esatto, infatti sì. Abbiamo in mente di mettere qui una pianta che a voi piace molto. Sì. E quindi nel prossimo video parleremo di questa pianta, delle caratteristiche, e vi faremo vedere anche come la travasiamo e... faremo vedere proprio il tutorial. E l'effetto finale secondo me è molto molto bello, quindi attivate la campanella del canale di Luca per non perdervi, anzi iscrivetevi, poi attivate la campanella per non perdervi nessun video. Allora, io direi che è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!